Settimana importante per il Carpi, settimana importante perché rientra anche Chichi Struna, Castori può sorridere, se la Spal ha qualche defezione invece il Carpi recupera un pezzo importante. Chichi, che partita ti immagini in questo weekend? È un derby. Oh, penso che sarà una partita molto difficile, sappiamo tutti che Spal è in buona forma, sono primi se non sbaglio, noi partita la prepariamo in questi 4 giorni e poi daremo il 100% e vedremo cosa succede. Tra le due squadre non c'è grossissima differenza per quanto riguarda le reti incassate, anzi il Carpi subisce meno, differente invece è il bilancio delle reti segnate. La Spal è il primo attacco del campionato, il Carpi invece ha fatto un po' di fatica soprattutto nella prima parte di questo 2017 a segnare, adesso invece la squadra sembra perfettamente in palla, 7 punti nelle ultime 3 partite proprio come la Spal, insomma il Carpi arriva in salute a questa sfida. No, anche noi stiamo andando bene. Speriamo che faremo buona partita e che facciamo qualche gol in più di loro. Scorsa settimana ha parlato Jelenic, ha parlato di un grande feeling con te sulla fascia, vi trovate a meraviglia ormai, anche contro lo Spezia è stata una grande partita da parte di entrambi. Tu a riguardo cosa puoi dire? Sembra quasi che con l'arrivo di Jelenic anche tu sia più disponibile, anche più ben disposta a sganciarti, ad arrivare sul fondo. Ma sì, questo che abbiamo un ottimo feeling, è sicuro, parliamo la stessa lingua, ci conosciamo già da piccoli, siamo quasi cresciuti insieme, però poi abbiamo anche cambiato un po' il modo di giocare, così posso andare anche più avanti rispetto a prima. Sarà grande rappresentanza da parte dei tifosi della Spal questo weekend, praticamente bruciati immediatamente i biglietti della curva ospite e anche del settore ulteriore messo a disposizione dalla società Carpi Calcio, un bel contesto in cui giocare questo derby, anche questo pensi possa essere una difficoltà della gara oppure non ci penserete? Ma no, secondo me ci può dare solo più stimolo. Più motivazione, speriamo che il stadio sarà pieno e che i nostri tifosi ci sostengano. Nella gara d'andata fu un risultato bugiardo, il Carpi giocò un primo tempo praticamente perfetto, lo chiuse in svantaggio, una partita ripresa poi nel secondo tempo con un gol di Bifulco, ma non bastò per portare a casa punti. Ripartirete anche da quella prestazione con la voglia probabilmente questa volta di fermare non solo la capolista ma anche adesso di guardare in alto, perché con la vittoria ottenuta a Latina si può dire che si sia messa abbastanza in sicurezza la zona salvezza, mentre invece insomma i playoff sono lì un punto. No, secondo me ripartiremo da queste ultime 2-3 partite, quella partita contro Spal ormai l'abbiamo dimenticata, abbiamo fatto bene come hai detto il primo tempo, però poi il calcio è così, se non fai gol prima o poi lo prendi. È tornato Gerry, ha segnato un gol splendido a Latina, questo e anche la ritrovata solidità difensiva, perché il Carpi non subisce più gol, possono essere due chiavi di lettura di questo ottimo periodo biancorosso? Sì, noi dobbiamo prima pensare per non prendere gol e poi dobbiamo trovare più occasioni per gol e sperare di farlo. Ultima, c'è un giocatore in particolare che potete temere della Spal o è una squadra che in generale al di là delle assenze è comunque pericolosa? Ma no, se sono primi questo significa che sono una squadra vera, che non è solo un giocatore che dobbiamo essere attenti a lui. Allora dobbiamo fare la nostra gara e